Siamo in compagnia di Maria Nazionale che ci è venuta a trovare, o meglio siamo venuti noi da te, però tu sei venuta qui a Somma, io sono sommese, quindi è come se tu fossi venuta a trovarmi al Teatro San Marto di Somma Vesuviana. Cara Maria, buonasera. Buonasera a voi, ma tu devi sapere che quando io ho iniziato, che avevo circa 11 anni, io venivo proprio qui a Somma Vesuviana a fare lezioni di canto. Ma davvero? Quindi questo è stato il mio primo battesimo, giuro, sì, con un maestro che si chiama Antonio Sorrentino, e quindi ho studiato con lui circa 5 anni, insomma. Poi sono andata via dal meridione, da Napoli, ho emigrato a Milano e quindi ho continuato gli studi. Però il mio primo approccio con questa città è stato quello di studiare, appunto, studiare musica e canto con il maestro Sorrentino. Che bel ricordo che hai condiviso con noi. Senti, te ne senti di condividere qualcun altro sempre legato al mondo della musica, forse più recente? Ah sì, intanto questa sera abbiamo uno spettacolo, per cui io toccherò con mano proprio, come dire, più che toccare con mano, insomma, arriverà l'energia giusta, sono sicura, sul palco delle persone che verranno a vedere lo spettacolo, questo sicuramente. Ecco, canto d'autore, è un ricordo nel ricordo, nel ricordo, nel ricordo della bella musica che ha toccato Maria Nazionale. Sì, le canzoni che poi ascoltavano i miei genitori, insomma, De André, Dalla, Battiato, insomma, e tante altre. Quindi una cerca di canzoni che comunque io già avevo nell'orecchio e stampate dentro di me. Quindi ho fatto questa ricerca, insomma, mi è piaciuto cimentarmi in questa cosa. E devo dirti, va avanti e cresce sempre di più, perché è bellissimo interpretare queste canzoni e soprattutto cercare di capire che cosa ha voluto dire l'autore quando le ha scritte. Parliamo anche della tua esperienza nel cinema, stai doppiando un film, se non erro, non è vero? Sì, ho appena finito il doppiaggio di un film 7 minuti con Michele Placido, lui è anche regista di questo suo ultimo film, un film bellissimo, è una cronaca, diciamo, con una problematica prettamente al femminile. E tratta una riunione tra 11 donne a tavolino di una fabbrica che sta per chiudere, perché i proprietari di questa fabbrica vogliono darla in dotazione a delle persone, agli stranieri, per cui, insomma, queste donne ovviamente discuteranno, appunto, di questa cosa, insomma, fortemente. È anche un film abbastanza duro, tosto. E quindi, insomma, per le 600-700 donne che poi lavorano in questa fabbrica. Quindi, insomma, di rimando è un messaggio per il grande pubblico femminile, soprattutto per la questione lavorativa. E cosa pensi della donna qui a Napoli? Che ruolo ha e che ruolo dovrebbe avere? Beh, abbiamo fatto grandi passi già, questo lo devo dire, perlomeno, insomma, io piccolina non era così, mia madre dice peggio ancora. però noto che la donna, oddio, non mi piace sentire o sentire la parola emancipazione della donna, perché secondo me non c'è niente non c'è emancipazione. La donna quello che fa oggi lo fa da sempre, lo ha anche fatto bene, insomma. Quello a cui io terrei di più sono i valori per la famiglia, per i figli, anche per il proprio compagno. Qui ormai basta una litigata, ci separiamo, consensuale, no, non vale la pena, ragazze, non vale la pena, guardatevi. Almeno, perlomeno, accettiamo ancora questa galanteria dal maschio fortemente, che è meglio, ragazzi. Volevo chiederti anche se per te è stato complicato in quanto donna inserirsi nel mondo della musica e dello spettacolo in generale. No, io questo non l'ho avvertito, anche perché io mi ricordo che da piccola dissi, vabbè, se le cose stanno così significa che io ragionerò con la testa di un maschio. Sei una grande, lo facciamo un saluto ai nostri amici di Movida Television. Ma certo, ragazzi,
buona serata. E per noi lo sarà sicuramente, perché adesso ce ne andiamo a vedere il tuo grande spettacolo, nonché concerto di Maria Nazionale al Teatro su Marte di Somma Vesuviana, canto d'autore. Bene, siamo pronti. Finisce qui anche questa puntata di A Teatro con Sonia Sodano, cari amici di Movida Television, un altro grande successo al Teatro su Marte di Somma Vesuviana e tanti gli spettacoli invece negli altri teatri della nostra regione. A parlarvi di teatro torniamo la settimana prossima, nel frattempo scriveteci all'indirizzo info@lacultura.it. Arrivederci.